Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo nuovamente su X4 Foundation, ovviamente questa volta così, un pochino per aggiungere qualche consiglio o comunque per farvi vedere un pochino come sta andando la mia partita. Mi sono promesso ogni tanto di aggiornarvi e quindi comincio a farlo con questo video. Allora, qua davanti a noi vediamo che... siamo nella mia base, avete visto magari questa base anche nei video di Mirko. Cosa sta succedendo di Gameplay Channel? Cosa sta succedendo? Sto espandendo la base, inizio a farvi vedere qual è il progetto. E poi vi spiegherò anche quali sono i miei dubbi. Allora, la mia base la sto espandendo e pian piano sto costruendo la produzione di girasoli e il magazzino di liquidi dove metteremo l'acqua. Inoltre sto espandendo anche il container. L'ho comprato questo progetto dagli Argon, mentre invece questa produzione di girasoli è una produzione Teradie. La cosa importante è, guardandola qui, sulla panoramica logica, ci fa vedere un pochino tutto quello che serve, e vedete che qua le celle di energia, i girasoli, l'acqua, insomma. Quello che sto facendo ora, vedete, io adesso avevo un problema. Aprendo le celle di energia, io ho attivato la vendita, quindi adesso spengo la vendita, perché uno dei grandi problemi di X4 è che il magazzino, in questo caso con i pannelli solari produciamo celle di energia, arriviamo fino al punto che è pieno, totalmente pieno e non ci sta più nulla, quindi bisogna fare molta attenzione a quello, perché se siamo pieni, i materiali ad esempio per la ricerca non ce li vanno più a prendere, quindi in questo caso io adesso, scusate che mi sto spostando in una zona in cui non dovrei stare, perché qua sotto, se vedete, stanno costruendo, vedete lì ci sono i pannelli, qua stanno costruendo, vedete che ci sono dei frammenti, qui stanno costruendo la stazione agricola, diciamo, per i girasoli. Poi vi spiego anche il perché. Questo edificio che vedete qua è molto importante perché qua abbiamo la nave da costruzione che abbiamo assunto per la costruzione. Questo è un magazzino di costruzione. Il magazzino di costruzione è enorme, ben più grande di tutti quei magazzini che potete piazzare nella base, e tutti i materiali che ci servono vengono portati qui. Quindi qui, per questa zona, per la costruzione, il recupero dei materiali, diciamo, il riempimento del magazzino non è un problema assolutamente, però può esserlo per tutto quello che è la ricerca. Infatti vi faccio vedere che ora io ho ricercato l'H per i moduli di produzione, ora devo fare anche questi due per potermi andare a prendere i moduli abitativi e difensivi. Una volta presi tutti e tre, possiamo andare a sviluppare anche questo. E perché costano 10 milioni al momento, quindi al momento abbiamo ricercato solo questo. Che cosa ci serve questo? Questo qua ci serve nel caso in cui scansionassimo qualcuno nei moduli di produzione, potremmo rilevare delle fughe di dati e, scansionandole o con la tuta o con la nave, potremmo ottenere il progetto senza pagarlo, quindi potremmo replicare il progetto. Quindi troviamo moduli di costruzione, di produzione di una nave, piuttosto che di una risorsa, lo potremmo ottenere gratuitamente. E l'altra cosa che ho settato sono queste. Allora, io adesso cerco di farvi un pochino vedere quello che sta succedendo in questa zona. Io ho lasciato, come avete visto negli scorsi video, ero qua. Stavano calando un po' i profitti degli Argon e quindi mi sono spostato qua dove c'è la zona, quello poi probabilmente l'avete già visto. Ho assunto due navi, una rifornitrice e un'altra cosa, più tacchette ci sono dietro più la nave grande, questa è una taglia M. Poi ci sono quelle senza, sono S, con due sono taglia L, quindi le navi grosse hanno due tacchette dietro. Vabbè, questo è l'Elite Vanguard che è lì in perlustrazione. Vabbè, in sintesi io ho preso due navi che si occuperanno del rifornimento delle merci. Andranno e acquisteranno. Vedete che cliccando col destro su informazioni, prima di tutto qua vediamo quello che sta facendo qua. Ora sta andando a Teladi, fabbrica di componenti, a comprare qualcosa. E se premiamo su comportamento vediamo anche che cosa. Claytronic, celle di energia, componenti per scafi. Qua sotto abbiamo il ruolo attuale. E in questo caso, vabbè, io ho cliccato su la nave, cliccando col destro qua, ho fatto mercante e l'ho piazzato in una di queste categorie. Dopodiché, andando nuovamente sulla nave, potete settare
di base è selezionato con merce per mercante, quindi per la stazione e tutto quello che serve. Se voi sulla stazione settate di vendere le celle di energia che producete e di comprarle, se ne occuperà la nave. In questo caso io gli ho messo commercio per il magazzino di costruzione. Questo velocizzerà. Non cliccate mai su conferma perché state confermando il rinnovo incarico. Per quanto sembri una cosa correlata, non lo è. Ho messo ben due navi, una lenta ma grossa, enorme, e questa nave qui che è molto veloce invece, per i materiali da costruzione, semplicemente perché sto costruendo, quindi ho necessità di avere le merci presto. Infatti qua vedete carico dopo gli ordini, grafene, tutte quelle cose lì stanno già andando a prenderli. Se andiamo sulla nave, sulla pianifica costruzione, possiamo vedere tutti i materiali disponibili e le, i necessari, in questo caso componenti per scafi e cleitronica, oltre alle celle di energia, per completare tutta la stazione. Ho aggiunto anche un secondo magazzino. Altra cosa, dovrò produrre l'acqua. L'acqua ora ci sono due modi: o la produco io scavando ghiaccio, oppure comprerò l'acqua direttamente. Non lo so, potrei sicuramente, se deciderò di comprare l'acqua, qua ho già messo la tanica di acqua e dovrò, una delle navi andrà e comprerà acqua da una delle stazioni qua davanti, che è la raffineria di ghiaccio, quindi in questo caso vende il ghiaccio e lo andiamo a prendere. Un'altra cosa importante che ho scoperto, non mi ricordo se poi ve l'ho già detto, che se voi cercate una cosa, ad esempio io cercavo il grafene, lo volete prendere, volete accelerare le cose, non sapete dove lo vendono, dove lo comprano, insomma. E vedete che qua lo vendono, lo venderanno quasi ovunque, cioè lo acquisteranno quasi ovunque perché è un materiale importante. Io clicco qui, si fa da metano più qualcos'altro che non mi ricordo. Io seleziono grafene, il grafene ora verrà evidenziato in tutte le stazioni. La prima stazione che troveremo in cui il grafene è nella barra sotto, quindi sulle merci vendute, sarà quella giusta. Io adesso so già che dovrebbe essere in questa zona qui. Zoomiamo, infatti zoomando qua vedete che il grafene io seleziono, vedete che mi punta questa stazione qua, quindi qua è una delle poche che lo vende. Un altro problema grosso che io ho avuto è il fatto che il grafene non riuscivo più a portarlo qui per portare avanti la ricerca, perché il magazzino era pieno. Ho dovuto fare una mossa stranissima dove dalla mia nave grossa, quella enorme che avevo preso la volta scorsa, parcheggiata qui, su quella nave prendevo un po' di celle di energia del magazzino, così liberavo lo spazio e così arrivavo con l'altra nave e depositavo il grafene che avevo comprato. Quindi dovete fare molta molta attenzione a non vendere, non accatastare tutto. Infatti adesso sto soffrendo un po' del problema opposto, perché adesso ho il magazzino vuoto, però in compenso mi sta portando dei guadagni, quindi sto vendendo un botto di roba l'ho venduta a un prezzo ridicolo. Infatti adesso ci sono ancora due prenotazioni attive di un sacco di celle di energia, quindi adesso continueremo a venderle fino a quando abbiamo finito tutte le prenotazioni, dopodiché inizierò ad accumularle di nuovo. Che io sappia non esiste un modo di bloccare la produzione, quello purtroppo. Poi se voi avete delle soluzioni, ben venga, perché io intanto ho iniziato anche a allargarmi qua dove ho messo questa nave a scavare mi pare silicio, che vende in questa zona qua, quindi sto facendo anche reputazione con i Paranid, i fanatici religiosi. Un'altra cosa importante che ho scoperto, che vi insegno, è quando vedete la corona vuol dire che avete un leader di una fazione lì. Allora io mi sono detto, ok, questo è giallo, io vengo qui. In realtà c'è un sbaglio. Io sono venuto qui e ho detto, cavoli, vende vende pochissima roba. Poi ho capito, dovete fare molta attenzione perché le fazioni non sono Teladi, gli Argon e Paranid. Ci sono, almeno per ognuna di queste che ho citato, ce n'è almeno un'altra. Infatti, se vedete qua è tutto giallo tranne questa, che è MIN, è Ministero della Finanza, che è un'altra sottosezione, un'altra loro divisione. Infatti il loro leader non è lì, bensì qua.
vedete, c'è sempre la corona, ma è da un'altra parte. Infatti poi sono andato qui e lui mi vendeva il mondo. Però intanto qui c'è il leader dei Paranid. Quando avremo ottenuto abbastanza fama anche qui per i commerci che stiamo facendo, ci saremo ingraziati anche loro, potremo comprare altri moduli. Sto cercando di tenermi tutti abbastanza buoni al momento. Mi piacerebbe andare a fare un po' di pirati. Ho fatto anche qualche missioncina ogni tanto. Qua vedete ce n'è uno, spariti dati sensibili, raccogli pacchetto dati, ci pagano tanto, attacca. E dovete fare molto attenzione perché queste missioni mi mettono contro altre fazioni, quindi fare attenzione. Ho sparato per sbaglio a un Paranid, il Rhine Rosso l'ho ucciso, mi ha detto uccisione non giustificata, ho perso un po' di punti di reputazione che avevo con loro e me la sono vista brutta per qualche istante, poi ho scoperto che non sarebbe cambiato nulla. Altra cosa, ho visto che qualcuno qua aveva costruito questa razza qui, i SOP, che adesso mi sfugge che cosa sono, avevano costruito una piattaforma difensiva qui. A un certo punto, passando qua con la visuale, l'ho vista vibrare, mi sono andato vicino, ho visto che la stavano distruggendo. È un casino da tenere d'occhio anche quella cosa. Comunque adesso vi spiego un'altra cosa, che è questa. Andando su il personaggio nostro, questo, potete andare qua sotto e vedere, oltre che il registro delle attività con tutti gli incassi, questo l'abbiamo già visto, incassi che stanno scendendo, tra l'altro la nave grossa che commerciava 500.000, adesso siamo già calati, quindi bisogna fare molta attenzione. Fazioni e relazioni, vedete, qua abbiamo Alleanza della Parola, Bucanieri del Duca, abbiamo i Teladi che siamo a 15, a 20 si diventa, diciamo, presidenti onorari, quindi molto importante. Argon, con tutto quello cui abbiamo accesso, Ministero della Finanza, vedete, 0, è l'altro, non sono i Teladi, sono gli altri. Abbiamo il Patriarcato degli Ziyarat, meno 15, però non credo ci attacchino, non possiamo solo parcheggiare da loro, ma non ci attaccano. Patto della Corazza, meno 5, quindi ancora Paranid, siamo più 9, quindi a breve saliremo a 10 e avremo anche loro da loro la convocazione. Sono degli alieni con tre occhi loro. Repubblica di Antigone, un'altra divisione di non mi ricordo chi, forse degli Argon. Vabbè, Sacro Ordine del Pontefice sono gli altri Paranid, quindi sono i reami dei Paranid e Ordine del Sacro del Pontefice. In pratica vedete 9-9. Quindi stiamo perdendo reputazione anche con loro, e gli Xenon ovviamente, reputazione irrecuperabile a meno 30. Oggi mi va via la voce. Volevo sparare un pochino, ma la vedo dura oggi. Sparacchiare, perché ovviamente il gioco è fatto di tanti tempi morti, e quello che voglio dirvi è che non esiste una tattica giusta o sbagliata. Nel senso che... questo è un container blindato di chi? Adesso voglio andare là, voglio vedere cosa c'è dentro, quindi attivo l'assistenza. Nel senso che io ho già la seconda ondata di business che metto in atto, ma ovviamente sono business che calano, quindi o continuate a spostarvi come nomadi, a cogliere le varie opportunità, o le opportunità se le prendono gli altri. Non è che voi mettete qualcosa e continuate a guadagnare vita, perché ovviamente il business calerà. Io ora ho messo i girasoli, per quanto avessi preso in giro Gameplay Channel l'altro giorno per fare i girasoli, in realtà c'è un piano dietro. O li vendo, perché l'olio di nostropo fatto con i girasoli sono l'alimento della razza Teladi. Ogni razza vive con... ogni forza lavoro vive con degli alimenti diversi. Ad esempio, mi pare, i medicinali per gli Argon, o altri tipi di cibari per altri ancora. Ogni forza lavoro di ogni razza vive con qualcosa di diverso. Quindi, se io produco girasoli, potrei venderli per la produzione di olio di nostropo, oppure pensare io stesso di produrre l'olio di nostropo e venderlo. Quindi dovrò valutare, e devo inevitabilmente pestarci il naso per provarla a fare questa cosa, o potrei andare in internet e vedere se conviene, ma io voglio esplorarmelo il gioco e voglio capire da me che cosa conviene e cosa no, perché non c'è gusto andare a vedere già le cose che si possono fare, che conviene, me ne rendo conto. Intanto continuo un pochino a smanettare con i menu, che fare addestramento è sempre una buona cosa. Ci hanno pagato 3.000 per una stupidata, sempre dai Paranid stavolta, quindi
Far pratica è sempre utile per tenerti sempre sott'occhio la situazione. Poi, tra l'altro, non ci giocavo da una settimana a X4 ed è stata critica perché riprendere e ricordarmi esattamente cosa stavo facendo è stata dura. Ora sto andando in questo container blindato che non so che cosa sia. Ora voglio capire se posso trascinarlo da me oppure no. Però è blindato, quindi voglio provare a fare una cosa. Voglio Equipped uscire Vanguard. in tuta e vedere se posso aprirla io. Dove cavolo è? Eccolo lì, che bello grande. Lockbox. Lucchetti 2, 2 su 2, ok. Posso cambiare arma? Nessuna arma. Dove sono i lucchetti? Non ho armi, quindi credo non sia molto molto saggio. Mi dice lucchetti 2 su 2, quindi dovrò rinforzare la tuta e prendere magari un'arma, presumo. Io adesso laser da riparazione. Ho una secondaria. Purtroppo non ho molto d'altro, qua nell'inventario. No, voglio dare un'occhiata. Vediamo se posso. Abbiamo guadagnato. Adesso siamo 13 milioni e calcolate che ne ho spesi tanti, quindi i soldi ne ho buttati via parecchi. Ora, io non sono sicuro che con il laser da riparazione riesca a sistemare sta cosa, ma ci proviamo. Intanto bellissima la visuale. O con l'hacking forse? Sì, vedete due lucchetti. Niente, li sparo con la nave, sperando di risolvere. Perché mi sa che questa nave, che tra l'altro è bellissima, lo distruggo direttamente, calcolando che le navi tipo taglia M, quindi quelle un po' più piccoline, o le S, le distruggo istantaneamente. Eclipse Vanguard, docking granted. Grazie. Ok, grazie. Ok, allora avviciniamoci con molta calma e cerco spaziale. Spara. Ho aperto. No, l'ho detto io che era troppo forte. Niente, l'abbiamo distrutto. Peccato, peccato, ma mi serviva la direzione. Mi serviva la direzione perché devo comprarmi Arena, qualcosa gas, per Sentinel. la mia tuta. Ora, vi chiedo, dato che ovviamente ormai di video ne ho fatti tanti, e quindi non ha più senso magari star qui temporeggiare senza fare nulla. Vi chiedo che cosa vi piacerebbe vedere ora che posso andare avanti nel gioco e di farmelo sapere qua sotto nei commenti. Quindi ditemi, mi piacerebbe vedere che fai un combattimento, che fai una cosa piuttosto che un'altra, oppure che spiegassi come si funziona questa cosa piuttosto che l'altra. E ovviamente lo farò. C'è un'altra cosa che vorrei farvi vedere, di cui mi sono accorto da poco. Cioè, in realtà andrebbero seguiti i tutorial, ma non li ho fatti. Qua sotto io ho mandato una nave, che è la più grossa che ho, che è la Crane, la nave gas. In pratica, adesso io non riesco a farvelo vedere da qui, o forse sì. In sintesi, oltre all'equipaggio, bisogna fare attenzione a equipaggiargli i droni. I droni, vedete, collettori di gas, i droni da carico, sono cose che spiegano nel tutorial del gioco, ma non lo faccio perché spesso si buggano e voglio evitare. Ma i collettori di gas sono importanti perché vengono lanciati per scavare. Quindi andare a potenziare quelle navi che fanno mining è molto utile, un po' come lo si faceva su tanti altri giochi con i droni da minaggio. Questa è una rifornitrice. Vediamo se ho qualche nave. La manorina gas, vediamo se ha. In questo caso, no, questa non monta i droni. Qualora io volessi aumentare i droni, adesso siamo al massimo con la nave,
Ma in pratica come si fa? Si seleziona una nave, mettiamo caso selezionassimo quella di prima, selezioniamo questa qui, la Crane. Io vado su uno spazio porto, clicco col destro e faccio migliore ripara, e a questo punto posso andare a potenziare i consumabili, che sono i droni disponibili. Ovviamente qua 10 su 10 perché 3 da carico e 7 da riparazione, quindi per quello siamo già a posto così. Ora vi faccio vedere l'ultima cosa carina. Quando noi andiamo a costruire, a pianificare la costruzione, e prendiamo un modulo magari di quelli già fatti, se ci clicchiamo c'è modifica configurazione, e in pratica se andiamo a sbloccare dei sottomoduli possiamo andare a montarli, e quindi montargli degli scudi o delle torrette, piuttosto che, non so, adesso sul magazzino container possiamo montare torretti o scudi anche lì. Sulla produzione di girasoli, torretta e scudo, vedete che bella. E adesso poi altro, non so perché moduli sconosciuti, spero si sblocchino con la storia. Ora andiamo avanti, torniamo là in stazione prima di concludere, e vediamo a che punto siamo con la riparazione. Ci sono, credo, il gioco con più tempi morti che abbia visto in vita mia, questo. In realtà tempi morti è un po' come quando io ho giocato a The Air Billions e gigioneggiavo spostando unità, mentre invece avrei dovuto correre a rinforzare le mura. Stessa cosa qua, molto probabilmente, se voi state qui e guardate, il gioco ve lo godete comunque, ma probabilmente gli altri diventano talmente forti che magari distruggono il mercato per quanto riguarda alcune risorse, e quindi potrebbero mandare a quel paese magari tutte quelle materie prime che sono scavate da mille navi, e quindi se voi volete lanciarvi lì, per voi non c'è speranza, salvo non fare magari della concorrenza sleale. Anche lo sviluppo del mercato è molto realistico e molto lento per alcuni aspetti, quindi se volete abbattere qualcuno non vi basta vendere delle celle energetiche al prezzo minimo, dovete farlo per ore ed ore smenandoci soldi, quindi no. Ok, diciamo che siamo ancora indietro come le palle dei cani qua, perché non vedo ancora niente di costruito, ma ci metteremo all'opera. Anzi, sarà un buon segno quando la pianificazione della costruzione avrà un timer, che in questo caso non c'è ancora. Ci dice mancano 20 minuti, ma per la produzione di girasoli vengono richieste ancora parecchie cose, quindi devo capire come togliere queste prenotazioni, che risulta che io ho prenotato, ma vabbè. Necessarie, mancano ancora celle di energia, claytroniche, componenti per scafi, e voglio andare a vedere adesso all'interno della stazione come siamo messi con, ok, cibo intelligente, perché poi in pratica vengono gestiti in automatico qua, vedete, cliccando qua vengono allocati gli spazi dell'inventario totale per le varie cose, in questo caso grafene, elettronica avanzata, chip intelligenti, insomma abbiamo il carico già definito. Possiamo creare un'offerta di vendita, creare un'offerta d'acquisto qualora questi non ci servissero più, e qualora li volessimo vendere. Stessa cosa anche per tutto il resto. Niente. Allora, io poi adesso qua, vedete, posso fare per l'acqua, una volta che l'ho costruita, offerta di acquisto, e mi acquisto l'acqua, quindi non so se me la portano loro o me la vado a prendere io. Questo è uno dei grandi dilemmi che ho, perché credo che la microgestionalità non si possa fare. Non posso dire una nave vai fai solo questo. Sono cose generiche che poi valutano gli script. Io assegno una nave a fare una cosa e la nave va e compra. E diciamo che è un po' una cosa estrema per alcuni aspetti, perché tante volte fanno un viaggio di 20 minuti per comprare dei prodotti che costano un credito in meno perché gli conviene di più rispetto a un altro. Quindi insomma, adesso io non lo so, rimaniamo in attesa, e magari se vi interesserà vedere come è finito questa stazione con questi due nuovi moduli che ho, diciamo, acquistato, ve lo farò vedere. Intanto riattacchiamo in station. Okay. Docking granted. Vicino alla mia nave d'Italia L.
Bene ragazzi, questo era un altro video aggiornamento su X4 Foundation. Ora direi di fermare qui la serie, fino a quando magari non ci saranno degli sviluppi importanti, o soprattutto magari non avete voi delle domande da fare o delle richieste, che io ovviamente ascolterò e magari eventualmente ci farò un video di spiegazione. Alla prossima ragazzi, vi saluto e ciao ciao.